Tecnico del gas, signora, c'è un'emergenza. C'è stata una fuga nel palazzo a fianco. Capperi, è pericoloso? Si è fatto male qualcuno? Per ora no, signora, ma dobbiamo controllare tutti gli impianti delle abitazioni. È molto pericoloso. Certo che è pericoloso. È pericoloso per me, perché questo mi vuole entrare in casa. Beh, del resto la scusa è grossa, lui è vestito a modo, è anche carino. Ma se c'è una fuga di gas, vengono i vigili del fuoco o altre forze dell'ordine, non un tecnico con la cartellina. Signora, mi raccomando, è molto urgente. E ti fanno fretta? Sì, un attimo, spengo il sugo e sono subito da lei. Sento anch'io qualcosa che mi puzza. Perché tu dici, siamo nel 2024, queste cose non succedono più, chi ci casca? E invece succedono a tutti, per strada, in casa, al telefono. Pronto? Salve, sono di nuovo io. Senta, ho qui un tecnico del gas che dice che c'è stata una fuga. Mi conferma? Risulta? No, immaginavo. Va bene, se fate presto ve lo tengo fermo. Va bene? Grazie, grazie. Signora? Arrivo! Signore, per la sua sicurezza, è molto urgente. No, ma un attimo, cerco le chiavi e arrivo. Intanto vuole che le prepari qualcosa? Sì, signora, prepari tutti gli oggetti preziosi che ha e li metta in un sacchetto. Sì, certo, e ci metto dentro anche il telefono. Vado a prendere tutti i miei preziosi. Non si muova da lì che vediamo di impedire la fuga. Ci provano in tutte le maniere a truffarti, ma tu non ci cascare. Struffati!